Non è ancora lo strappo, ma poco fa arriva da Berlusconi un ultimo avvertimento. La sinistra ha commesso un autogol. Gli italiani hanno capito che mi vogliono eliminare perché sono da ostacolo alla loro presa del potere. Ma la partita non è finita, attacca il Cavaliere. La sentenza che mi riguarda è fondata su falsità, sarà ribaltata. Così all'indomani del pronunciamento della Giunta per il regolamento del Senato, che ha deciso che l'Aula voterà a scrutinio palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Un colpo durissimo alla stabilità e alla resistenza delle colombe filogovernative del PDL, ma anche del PD. Il governo si muove sul filo del rasoio ma prova a tirare dritto. Pranzo di lavoro in corso a Palazzo Chigi sulla legge di stabilità con Letta, Alfano, Saccomanni, Franceschini, Fassina, Casero e Patroni Griffi. Martedì sarà la capogruppo di Palazzo Madama a fissare la data dello showdown in aula al Senato, probabile intorno a metà novembre, comunque prima del 22 quando arriverà la legge di stabilità che blocca ogni altro provvedimento. Nel PDL è ripartita la caccia ai traditori. I lealisti chiedono la testa dei ministri e la sfiducia al governo. Quasi solo Falchi hanno avuto accesso ieri a Palazzo Grazioli, Verdini, Bondi, Capezzone e in serata al capofilo realista Raffaele Fitto. Fa scandalo la linea tracciata oggi da Guagliariello, chi vuol far crollare tutto. Rischia un'altra maggioranza, Berlusconi è fuori per una sentenza ingiusta prima che per un voto sulla decadenza. Andare alle urne sarebbe solo un favore a Grillo e a Renzi perché il centrodestra non ha neppure un leader. Sandro Bondi intima a Schifani e Alfano, governisti recuperabili anche nel giudizio del Cavaliere, di prendere le distanze dal ministro delle Riforme. Sulla giornale il direttore Sallusti stila la lista di proscrizione. Oltre a Quagliariello, Sacconi, Cicchito, Formigoni e Giovanardi, che il Cavaliere non l'hanno mai amato e forse neppure stimato. Ora Alfano deve scegliere l'out-out di Sallusti, capo della mini congiura o custode orgoglioso di una storia che è anche la sua? Replica a stretto giro Fabrizio Cicchito, rivendicando la lunga militanza nel centrodestra e la fedeltà a Berlusconi contro la porcata del voto palese. Non bisogna cadere in queste provocazioni, bisogna mantenere fermo l'appoggio al governo. Lo stalinismo applicato al berlusconismo ha effetti grotteschi. Mentre dall'esterno è Casini a rovesciare il diktat dei falchi. Prima o poi viene per tutti il bivio tra perdere la propria dignità restando con Berlusconi o salvarla andandosene. Ora tocca ad Alfano. Fitto ha chiesto a Berlusconi di anticipare il Consiglio nazionale del partito che dovrà sancire il passaggio a Forza Italia, oltre che dire l'ultima parola sulla sorte del governo. I due schieramenti si fronteggiano, ognuno scommette sulla sconfitta dell'avversario, ma la resa di conti potrebbe subire un'accelerazione e andare verso lo strappo definitivo.